lasciando perdere la prestazione della Juventus contro il Monza, che tanto non ha niente da dire sinceramente, perché la Juventus deve ripartire da zero, ovviamente deve ripartire da zero e avere soprattutto un progetto. La Juventus deve avere un progetto che ovviamente per adesso lo deve creare, lo deve sviluppare con la scelta di Thiago Motta, che ha scelto Giuntoli. Però è tutto da vedere, è tutto da verificare, tutto da decifrare. La Juventus è sotto forma di decifrare un codice. La Juventus deve ripartire da decifrare com'è realmente questa squadra. Una squadra che deve vincere, una squadra che deve soprattutto ritrovarsi con un nuovo spirito combattivo. Ripeto, lasciando perdere la prestazione contro il Monza, che aver vinto 2-0 così, senza gioco, senza idee e passaggi svogliati, passaggi non indirizzati in maniera concreta, perché questa Juventus non ha un equilibrio di gioco, non crea occasioni limpide, sempre, ripetiamo sempre, confusionaria nel suo essere, anche se questa partita è stata sbloccata da Chiesa, l'unico che dà anima e cuore a questa squadra, lasciando perdere l'autogol del Monza, casualmente fatto da un calcio d'angolo. Va bene, ma per il resto, ragazzi, dobbiamo aspettare e soprattutto crederci, perché la Juventus deve ripartire soprattutto da un progetto che non c'è mai stato da quando è ritornato Allegri, e sinceramente questo percorso sarà molto difficile, non dico tanto complicato, però la Juventus deve ripartire dalle basi di come si gioca a calcio, perché la Juventus fino adesso non ha mai dimostrato di saper giocare a calcio. Per il resto, ragazzi, è ottimo per l'umore, per i ragazzi, per complimenti ai ragazzi, va bene, lasciamo perdere. Più che lo penso, Allegri, peggio è. Perché ovviamente ce l'abbiamo tutti qua e qua soprattutto dalla bocca dello stomaco, dal nervosismo, dalle prestazioni che non ci sono mai state certezze da questo allenatore. Un'idea di creare un simbolo
da poter dire che questa Juventus può competere per qualcosa. Per carità, abbiamo portato a casa una coppa, però noi vogliamo quella. Vogliamo quella, anzi, vogliamo quella. Bisogna innanzitutto provarci e avere degli obiettivi e soprattutto voglia di vincere, perché questa Juventus ha perso la voglia di vincere. Segna qualche volta così quando capita, però allo stesso tempo è svogliosa perché da quando c'è stato Allegri alla Juventus ha sminuito tutti i giocatori, tutto il reparto atletico, tecnico e soprattutto i preparatori atletici che hanno avuto difficoltà con i giocatori, cioè i giocatori hanno avuto difficoltà nel riprendersi perché per vari infortuni, cioè c'è stata una tempesta in atto da quando c'è stato Allegri, non c'è stato un complesso di realtà fatta che non c'è mai stato un vero e proprio guadagno ad avere Allegri alla Juventus. Per questo ritorno alla Juventus non c'è stato un guadagno da parte della società e speriamo di ripartire da un sogno chiamato Champions, perché questa, a parte la vittoria che è l'unica cosa che conta, ma soprattutto provarci ad esprimere un gioco, mentalità e soprattutto sapersi mettere in campo con giocatori giusti, con la giusta mentalità e dobbiamo crederci, con spirito, con voglia di ripartire. Però speriamo che Thiago Motta abbia delle redini con i suoi preparatori atletici, tutto quello che gli va dietro, però ci vuole tempo, ma tempo per noi tifosi è un'agonia, perché noi vogliamo le cose subito, le cose immediate, le cose che non piace aspettare, perché la Juventus è la Juventus, però è tutto un mistero da scoprire, perché la Juventus deve ripartire da come è sempre stata capace di ripartire. Dalla volontà e dalla voglia di vincere. E non ringraziamo Allegri, per carità, ognuno lo può fare, però Allegri alla Juventus ha dato il peggio in questi 2 anni, 3 anni, che ormai deve rassegnarsi
la Juventus e trovare aria nuova. Bene, niente ragazzi, io vi saluto e noi ci aspettiamo al prossimo video. Ok? Va bene, a posto. Post partita, Juventus Monza. Tanto è stata una chiacchierata. Non c'è nulla da dire. Non c'è analisi logica né tattica per parlare realmente di Juve. E noi aspettiamo un futuro migliore e una stagione nuova e migliore rispetto agli anni passati. Ciao a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e solite cose. Ciao ragazzi.